tanto i ragazzini che fanno questo sport hanno già un certo livello, iniziano a girare, quindi diventano molto più indipendenti rispetto ad altri, rispetto anche altri fanno anche altri sport, perché essendo sempre di gruppo, invece qui diventa subito, fin da presto, il girare spesso da soli con i genitori chiaramente, ma non col gruppo. È comunque uno sport singolo, quindi uno contro uno, dove l'arbitraggio devono farselo da soli fin da piccoli, quindi imparare subito le regole e riuscire a sbrigarsela, perché sei te che devi, insomma, no, fare una chiamata e non c'è l'arbitro che ti aiuta, è un adulto. E quindi sia per quello, per ragazzi più grandi, quando iniziano a fare attività, a girare, indipendentemente da quello che poi diventeranno, però diciamo tra virgolette si svegliano, perché ragazzi a 14-15 anni iniziano a girare l'Italia, alberghi, viaggiare, muoversi, organizzarsi, insomma, da quel punto di vista aiuta tantissimo. Allora, divertimento è la prima parola che mi viene in mente, perché qualsiasi sport un ragazzo pratichi deve trovarlo divertente, se no è ovvio che viene meno poi la parte, diciamo, essenziale. Amicizia, perché il gruppo dei ragazzi di lavoro diventano poi dei futuri amici, anche bimbi che non conoscevi prima di cominciare il corso. Lealtà, lealtà, perché credo che ancora oggi sia uno dei valori più importanti, invece, che questo sport ancora oggi riesce a mettere in evidenza.